Allora, ciao ragazzi, partita appena finita, 1-1 tra Fiorentina e Inter, siamo presi in gol al 91esimo e 30 secondi su in contropiede, questo è quello peggio, un contropiede, eravamo in totale controllo, il contropiede, la rimessa laterale era sulla loro tre quarti, abbiamo perso palla, Godino ha sbagliato in anticipo, palla poi è andata su questo Vlahovic, che è partito, l'ha accompagnato Skriniar e ha sudato troppo spazio, doveva stringere di più secondo me, poi ha fatto un grandissimo gol, quindi cosa dire, non è stata una bella partita, onestamente loro pericolosi in due tiri da fuori aria fino al pareggio, una grande parte di andarmi, ci è venuto in nostre occasioni. Soprattutto nel secondo tempo, abbiamo avuto tante di quelle ripartenze che non sono mai state finalizzate a dovere. Adesso, prima di parlare dell'occasione di Lukaku che ha tirato addosso al portiere, ma dei ultimi passaggi, delle scelte sbagliate, si arrivava bene, Lukaku ha sbagliato un passaggio per Lautaro, non so, tante volte siamo arrivati lì e non siamo riusciti a concludere un'azione con l'ultimo passaggio, tra l'altro oggi avevamo neanche Gagliardini che andava in panchina, quindi eravamo veramente con la squadra ridotta all'osso, ci abbiamo preso ancora alla fine, può essere un segno, adesso la classifica dice Inter e Juve ex aequo, in testa alla classifica, e vediamo dove andare l'Asse, vincendo, viene 3 punti, c'è questo rimpasto e niente. Un vero peccato, si poteva far meglio, abbiamo fatto quello che potevamo, Borja Valero ha fatto un partitone monumentale, quindi segno che comunque il mister poteva utilizzare un po' di più Borja nelle rotazioni quando avevamo gli infortuni, non aspettare 12 partite, perché comunque questo una mezz'oretta e 20 minuti poteva farlo ogni tanto, il fatto che non l'abbia fatto giocare mi lascia molto molto perplesso. Per il resto cosa dire, ripeto, una partita che poi l'avevamo gestita bene, poi quando tu, ripeto, hai le occasioni anche potenziali, dico, perché occasionissima, poi parte quella di Lukaku nel secondo tempo, poi potenzialmente abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo sfruttato e poi le paghi caro, perché loro hanno dato questo gol, palla per noi, siamo nel loro tre quarti campo, perdiamo palla, Godino sbaglia l'uscita, questo si trova uno contro uno, va in porta, segna. Io penso che un allenatore come Conte sia incassato come una bestia, che prende il gol in contropiede. Quando prende il gol in contropiede e vince 1-0 a 4 minuti della fine, del recupero, ti devono girare i coglioni. È una cosa inaccettabile, cioè fate fallo, c'è Skriniar, buttalo giù, fai qualche cosa. Adesso, settimana prossima, io non so chi saranno quelli che entreranno in campo, anche perché perdiamo Brozovic e Lautaro che sono squalificati, le assenze erano 6 oggi, se ci aggiungiamo Bastoni che è uscito per un infortunio muscolare, adesso c'è il campo, non so chi giochi, Borja Valero, Vecino e poi vediamo Gagliardini o chi per lui, perché là ancora oggi non c'erano in panchina, insomma un peccato questo per quanto concedendo a parte altre cose, non voglio dirne, sono troppo a caldo, sono troppo stressato. Sì, Bastoni ha fatto abbastanza bene, Borja Valero ha fatto una bella partita veramente, anche Brozovic, questo gol, il gol che abbiamo preso è imperdonabile, cioè uno qua comincia a spaccare tutto, il gol che abbiamo preso in contropiede è imperdonabile. Tornando a quanto è successo tra il Corriere dello Sport, e che non è la prima volta che ci fa degli attacchi, quello di Esposito, una comica, che l'Inter vieta, non dà la nazionale, ma come si permette Esposito? Quando fate giornalismo, Ivan Cazzaroni, che tu non ti chiami Zaza, ti chiami Cazzaroni, sei direttore, non siete neanche preso, non sapete, non conoscete neanche le regole del Mondiale Under 17, era in una data non bloccata dalla FIFA, quindi l'Inter poteva scegliere se dare o non dare il giocatore. Una volta causa infortuni, visto che tutti dicono che piangiamo, ce ne mancano 6 oggi, una volta trattenuto Esposito, e l'Inter era nel diritto di farlo, perché non è una data
bloccata dalla FIFA nel calendario solare, eh? Se la data era bloccata dalla FIFA, Esposito andava, punto, poteva avere 59 infortunati, Esposito ci andava. Non essendo una data bloccata dalla FIFA, l'Inter si è tenuto il giocatore. E chi è andato, chi ha scelto l'Italia? Ha scelto Gnonto, che era poi il sostituto di Esposito, promosso dagli allievi per andare in primavera, è andato lui ai mondiali, va bene? Già la prima cagata. Poi la cagata del confronto Lukaku, Icardi, gol che hanno fatto, questo cazzo di parallelo del cazzo. Poi il Black Friday. Adesso questa lettera, fantomatica, se vedi, prima a un certo punto diceva che la mail non c'era, poi quello dello sport, sì sì c'è, ma abbiamo nascosto noi, abbiamo nascosto l'indirizzo mail per non fare un shitstorm. Ma voi siete già, non siete un shitstorm, siete proprio della merda e basta. Non vi chiamate Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Corriere degli stronzi vi chiamate voi, lo dico io. E oggi è arrivata la replica di Olivieri, che è il presidente dell'Asso Allenatori, perché non solamente il Corriere dello Sport, che oggi poi con Cucci ha replicato, ma anche l'associazione dei giornalisti, che dice che l'Inter si deve scusare a tempo fino a domani, se no faranno partire un deferimento alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Quindi ha risposto oggi il signor Olivieri, dicendo che non è per difendere Conte, ma devono prendere posizione. Nella Costituzione italiana c'è l'articolo 21, poi parliamo di Cucci, che ci sono delle cose dietro Cucci, dopo ci divertiamo. Adesso vi dico questa cosa qua di Olivieri, che è presidente dell'associazione allenatori. L'articolo 21 della Costituzione italiana dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione. Con ogni altro mezzo di diffusione, quindi Conte ha deciso di non far fare la conferenza stampa, l'Inter l'ha detto tramite comunicato stampa, perché sia di esempio a tutti gli altri, con ogni mezzo di diffusione, lo dice Paolo stessa, quindi il mezzo di diffusione che ha scelto Conte per manifestare il proprio libero diritto su una cosa che è stata offensiva. Ma il più offensivo è stato quei coglioni del Corriere dello Sport, anzi, Corriere degli Stronzi, che l'hanno pubblicata, più coglione quello che chiamano il maestro Cucci, maestro di sto cazzo, che non solo l'ha anche approvata, cosa grave, l'ha condivisa, e in più ha messo pure il suo di pensiero, per mettere ancora più benzina sul fuoco. Quindi questo è quello che ha detto Olivieri, e cui va il mio applauso. Detto questo che il signor Cucci, lui dice lui perché è venuto Icardi, volevo ricordare il signor Cucci che all'epoca di Calciopoli era stato filmato insieme a un certo Lamberto Sposini, che era di Canale 5, il direttore, non so di che cosa, all'uscita del ristorante Il Tullio a Roma, filmato dai carabinieri, dove due agenti della polizia che lavoravano per Moggi, cosa dimostrata agli atti, carta canta, quindi tutti zitti, soprattutto i gobbi, zitti, coglioni, zitti, carta canta, filmati quindi dai carabinieri, perché era l'Inter, quindi eravamo nell'epoca ancora delle prove, quindi c'era un'inchiesta nascosta, quindi perché l'Inter pagava in più, da metti scemi, facevamo illeciti per essere poi prescritti nell'immaginario collettivo dei gobbacci del cazzo. Quindi i carabinieri stavano già facendo le loro indagini, hanno filmato i due poliziotti dare cadeau natalizi a Gucci e Sposini. Gli stessi due agenti ripresi qualche giorno prima, gli stessi due agenti che hanno dato questi regali qua a Gucci e a Sposini, ripresi giorni prima, due giorni prima, sempre dai carabinieri, a dare una scorta non autorizzata su mezzi pubblici statali a Moggi e a Capello a Roma, dove Capello doveva andare dal dentista. Questi sempre i due poliziotti, tanto per dire. I tre giornalisti che avevano contatti
commossi, c'era Sposini, c'era Tosatti che adesso è deceduto, c'era Scardina della Rai, c'era Damascelli, c'era Cucci, eccetera, eccetera. Lanese, il moviolista, ex arbitro di Biscardone, eccetera, eccetera. Questa carta canta, quindi non ci rompete i coglioni. Abbiamo fatto bene, anzi, silenzio stampa deve essere. Quindi adesso siamo a parità di punti, squadra ormai sulle gambe, ci resta una partita sabato, non si sa chi giocherà, chi non giocherà, cerchiamo di portarla a casa e poi arriverà il mercato e vedremo di fare quello che deve essere. Questo pareggio, adesso diranno crisi, non crisi. Io volevo dire semplicemente, tutti questi giornalisti di regime del cazzo, che sono tutti al soldo di Monociglio, perché la Gazzetta pure di Monociglio, che oggi la Gazzetta si è permessa di dire che l'Inter era più simpatica, ha perso il suo spirito, citando tra l'altro Mao. Ma come cazzo siete messi, voglio? L'Inter era più simpatica quando non vinceva, ha perso il suo spirito. No, l'Inter non ha mai perso il suo spirito. L'Inter si è rotto i coglioni di farsi camminare sulla testa da questo regime. Quindi, guerra sia. Soli, contro tutto e tutti, sempre e ovunque, ragazzi, ricordate queste cose, sempre e ovunque, forza Inter, che rivoluzione sia, citando Dario Calbi, che saluto, e tutti gli altri. Passiamo alla prossima partita, 11 giocatori, venderemo in campo, sempre forza Inter, fanculo tutti quanti.